Telefono giallo 1987, casi Orlandi Gregori. La tratta delle bianche. Esiste veramente? Ci dobbiamo preoccupare anche di questo. Ma in parte ha già risposto lei, l'ha definita immaginaria e questo è quello che si dovrebbe dire da una consultazione dei dati disponibili. È andata di moda alla fine del secolo scorso, al principio di questo secolo. Ha causato una serie di accordi internazionali, di leggi, di convenzioni alle quali anche l'Italia ha aderito. Diciamo che è stata di moda fino al 1920-1930. Ma oggi parlare di tratta delle bianche con dati in mano, così come si parla di traffico di cocaina o traffico di eroina, è insostenibile. Tuttavia il fenomeno esiste ancora. Ecco, Esiste il fenomeno della scomparsa di persone. io le vorrei chiedere, lei per esempio sa anche per esperienze passate quali sono stati, se non sono ancora, i canali, diciamo, per espatriare o far espatriare le minorenne? Sì, ma tenga presente, deve fare una distinzione. Sì. Un conto è espatriare in cerca di un lavoro o anche di una No, qui abbiamo detto sistemazione. chiaramente che si tratta di eventuale tratta delle bianche. Oh, allora, per la tratta delle bianche, come è intesa, sia legalmente che nell'accezione corrente, lei ha bisogno di due elementi, o uso della violenza, o il termine tecnico sarebbe entrapment, frode, truffa, Raggiro. raggiro, ecco. E Senta, secondo. scusa, senta professor Guti, io però, lei è abbastanza rassicurante sull'argomento. Io però ricordo di aver letto in un libro testimonianza della alliata che si chiamava, guarda caso, Harem, che lei durante questi suoi viaggi nei paesi arabi, Medio Oriente ed oltre, si è imbattuta appunto in questi mitici luoghi che sono gli harem, in donne europee, donne anche addirittura italiane che Sì. erano lì. Sì, ma vede, appunto, torno al punto che facevo prima. Attorno alla fine del secolo scorso, principio di questo secolo, è probabile che qualcosa sia avvenuto. Ma oggi, parlare di una organizzazione, grande o piccola, che sequestra deliberatamente donne per venderle, non è più attuale, non è realistico. La ringrazio molto, Grazie, professor professor Ferragutti. Ferragutti. Grazie molto di questa testimonianza rassicurante, Sì, donatemi, a suo modo. anche se forse lei mi consentirà qualche altra madre come me, come altre, o padri come Corrado, ancora qualche problema forse l'avrà, io credo. Sì, certo, qualche problema si può ancora avere, ma il fatto è che potrebbe trattarsi di tratta bianche o non bianche, e portate in qualunque parte del mondo, o d'Europa, o per il mercato della pornografia, la tratta delle bianche era una denominazione esotica che doveva stornare i sospetti dal nostro mondo. Tuttavia, nonostante le parole rassicuranti del professor Ferracuti, 46 giorni e dopo la scomparsa di Mirella Gregori, e precisamente il 22 giugno 1983, un'altra bambina scompare di casa, Emanuela Orlandi. Manuela Orlandi a quell'epoca aveva solo 15 anni e aveva abitudini di vita diverse in un certo senso da Mirella, essendo nata e vissuta in Vaticano, quindi come dire anche fisicamente protetta da quelle mura dalle quali usciva prevalentemente per andare a scuola o a lezioni di flauto. Questo stile di vita ha messo difficile dagli insegnamenti delle suore, dalle lezioni di musica, le anche partecipare a dei cori, probabilmente la rendeva meno pronta ad affrontare la vita della città, la vita all'esterno. E questo certamente i suoi presunti rapitori lo sapevano. Noi vedremo adesso in una ricostruzione di Fiore de Rienzo e attraverso le testimonianze di chi le fu vicino, le ultime ore di quel 22 giugno 1983. Emanuela è una ragazza molto semplice, come può essere, possono essere tante ragazze della sua Parla età, di 15 Natalina. anni. È una ragazza sincera, affettuosa, legata alla famiglia. Oltre alle persone, è legata alle sue cose, ai suoi pupazzi, ai suoi libri. Affettuosissima e molto legata alla sorella più piccola, a Cristina. È un rapporto il loro vicinissimo, facevano tutto insieme, infatti
fanno parte dello stesso gruppo, lo stesso gruppo di amici. Anche i loro amici sono dei ragazzi come loro, infatti frequentano la parrocchia, infatti fanno attività in parrocchia. Era questa una delle attività di Emanuela, oltre alla musica. Sincera, lo era con tutti e per questo aveva tanta facilità di rapporti. Questo contrasta un po' con quello che dicono alcune amiche, ovvero che fosse riservata, silenziosa, non proprio taciturna, ma non particolarmente espansiva. Si faceva ben volere, insomma. Ecco che qui c'è un lungo filmato con la preparazione di Emanuela che si veste e va alla scuola. Qui c'è un interessante filmato e si prestano sia Raffaella che Suor Mercedes a essere interpreti della ricostruzione di quel pomeriggio. Emanuela arrivò con 10 minuti di ritardo. Me lo ricordo bene perché il professore ci chiese sue notizie. E a noi sembrò molto strano perché di solito lei era una ragazza molto puntuale. Poi mi ricordo che arrivò in aula ed era molto affannata. E questo infatti evidentemente perché ha fatto le scale di corsa. Io comunque non assistii alla sua prova perché noi avevamo un saggio di fine anno e dovevamo fare delle prove di canto corale. Quindi pare assodato che Emanuela sia arrivata in ritardo. Perché? Perché doveva accompagnarla il fratello e poi le ha tirato un pacco? Oppure perché effettivamente... tenendo conto di quanto era stato verbalizzato e abbiamo già letto, qualcuno l'aveva fermata prima dell'ingresso? Ecco Suor Dolores, scusate, ho detto Mercedes. Forse ho detto Mercedes perché Mercedes era una delle mie insegnanti, Suor Dolores, che fa è la stessa d'attrice e nel filmato accoglie con un bacino Emanuela. Voi l'avrete già visto, però è interessante soffermarsi su queste ricostruzioni d'antan. Quel giorno chiese al professore di canto Suor corale Dolores di uscire 10 minuti prima perché aveva un impegno. Abitualmente le bambine chiedono il permesso a me di uscire prima, invece questa volta non l'ha fatto Emanuela. Anche questo mi ha stupito moltissimo. Con Suor Dolores conferma che a prescindere dal rinfresco, su cui torneremo, e però a quanto pare Emanuela aveva necessità di uscire prima. Qualcuno sostiene che questa intervista a Suor Dolores è stata fatta quando la monaca era già molto malata e potrebbe essersi confusa, ma in realtà lei tiene ferma dall'inizio questa versione. Ecco l'ingresso di Emanuela, affannata. Molto suggestive, non c'è dubbio, per rendere l'idea dell'ambiente religioso. Ora si può dire quello che si vuole, però l'organizzazione della Chiesa Cattolica metteva in condizione i giovani di svolgere molte attività, soprattutto nel campo dell'arte. Tutte attività che nella vita possono sembrare poco importanti se poi vai a fare l'impiegato al catasto, ma che sono di grande conforto quando l'età avanza e magari hai dei momenti di tristezza, di malinconia, puoi ripescare vecchi hobby,
abilità che ti hanno insegnato, tutta un'organizzazione che poi, come vedremo, è venuta meno. Emanuela, quindi, secondo il filmato, interrompe la lezione di canto corale e va a una cabina, cioè ha un telefono interno. Ed è questa la pista che qui si ritiene più probabile, perché in effetti all'epoca c'erano all'interno di edifici, di organizzazioni, di sedi istituzionali delle cabine. Un po' prima delle Natalina. 7 del pomeriggio, Emanuela ha telefonato a casa perché voleva parlare con mamma. Mamma era fuori e ha risposto mia sorella Federica. E ha chiesto consiglio a lei, su un piccolo lavoro che le avevano proposto poco prima di entrare a scuola. Appunto, un signore fermandola, doveva soltanto pubblicizzare attraverso volantini una casa di cosmetici, l'Avon durante una sfilata di moda. Il compenso sarebbe stato di 375.000 lire. Emanuela, ha chiesto appunto consiglio all'altra sorella. Federica appunto gli ha risposto di non prendere in considerazione la cosa, di lasciar stare, di non credere a queste persone che appunto fermano per strada. In ogni modo, Manuela gli ha detto che da lì a poco sarebbe arrivata, avrebbe parlato direttamente con mia madre e mio padre, eventualmente si sarebbe fatta accompagnare da mia madre. Ha Allora, salutato mia a me sorella. sembrano tutti discorsi inutili. Nel momento in cui anche Emanuela avesse avuto questa fretta di telefonare, questa impellenza, e una sorella ti dice lascia perdere, poi ne parliamo, perché Emanuela avrebbe dovuto imbrigliarsi in un discorso, ma allora poi casomai torno con la mamma, prima ascolterai quello che ti dicono i genitori e poi dove torni? Ti ha dato un posto dove tornare questo signore? Dicendole che da lì a pochi minuti si sarebbero viste, però non è più tornata a casa. Ora va detto che in questo filmato, non so perché, figura che a fermare Emanuela in partenza sarebbero stati un uomo e una donna grandi, grandi, grandi sulla quarantina, per esempio. Una Roma papalina, poco battuta, con il sole che avvolge la ragazza. Emanuela corre nella ricostruzione e raggiunge Raffaella Monzi, ma non era stata Emanuela a dribblare tutti ad uscire di corsa? A prendere l'autobus quando Manuela mi raggiunse e mi chiese un consiglio. Mi disse che le avevano offerto un lavoro per 375.000 lire Ma per non ha distribuire. alcun senso questa dinamica, si è detto obiettivamente, perché si è appena parlato con Federica, no? E ci dicono verso le 19 o poco prima, e Federica ha detto tra poco saremo a casa, ne parli con i genitori perché corre da Raffaella con la quale a quanto pare non c'era nemmeno quella gran confidenza. Dei volantini dell'Avon. A me la cosa mi sembrò eccessiva, infatti glielo dissi, perché per una giornata di lavoro era veramente troppo. E poi mi disse anche se doveva prendere l'autobus oppure andare all'appuntamento. Io le dissi: beh, fai un po' tu. E
la cosa infatti Cioè, mi ha molto continua l'illogicità, o perlomeno l'incoerenza, l'incongruità del racconto. Lei in quel momento doveva solo che andare dalla sorellina più giovane all'appuntamento. Poi sarebbero tornati a casa e, come d'accordo con Federica, si sarebbe parlato del tutto in famiglia, proprio in generale. E invece no, pare che Manuela qui insista. Cosa faccio? Prendo l'autobus o vado da questi? E dove sarebbero poi questi? Dove l'avrebbero attesa? Qui non sappiamo che abbia dei vuoti di memoria o se in buona fede si ricostruisca male, ma il racconto perde completamente compattezza. spiaciuta perché se le avessi magari risposto diversamente a quest'ora non sarebbe andata così. Ed ecco che nella ricostruzione c'è un uomo che all'angolo aspetta Emanuela. Un uomo grande. E la porta con sé. La porta con sé senza che si allarmi Emanuela e la fa entrare in questo B&W scuro e scuro. Naturalmente, qui c'è una licenza narrativa, luci, ombre, la ragazza scompare. Questa è la ricostruzione che abbiamo voluto fare sulla base delle ultime testimonianze attendibili di quella giornata di fine giugno del 1983 trascorsa da Emanuela Orlandi. E questo che vedete qui accanto a me è il manifesto dal quale noi, comuni cittadini, noi tutti, noi romani, Mi soprattutto sembra a Roma. evidente anche dai vostri commenti che siamo tutti un po' sconcertati, perché con tante foto che si potevano avere a disposizione, e ce n'erano, perché abbiamo visto sulla 9 anche dei filmini, quindi era una famiglia che a differenza di molte altre dell'epoca faceva il Super 8, cose del genere. Ecco, perché proprio questa foto? Ma questa foto poi, quando sarebbe stata scattata? Allo stadio, per strada? Arrivando a una partita, Emanuela, sì, era tifosa della Roma, ma ci andava poi a vederla, era un tifo un po' teorico, virtuale, più da comitiva. Comunque, un viso largo e in parte oscurato da capelli e fascetta, che sì, volendo, sì, potrebbe essere il suo, non ha la faccia di Eleonora Giorgi, però non è nemmeno così rispondente se dobbiamo riconoscere qualcuno. Apprendemmo che una ragazza di cui ignoravamo tutto, ignoravamo il nome, ignoravamo il caso, era scomparsa. Questo manifesto venne affisso a cura della famiglia pochi giorni dopo il fatto. Ricostruendo il caso, noi abbiamo cercato una risposta a quell'episodio che avete sentito ricordare da due diverse testimoni nell'inserto filmato. Che a Emanuela era stato offerto quel giorno in 375.000 lire per distribuire dei volantini della Avon. La Avon è una ditta di cosmetici che fa la distribuzione porta a porta, che non agisce attraverso i normali negozi. I nostri consulenti della polizia ci hanno detto, dopo aver preso informazioni direttamente dalla fonte, che la Avon in quel giorno non aveva in corso nessuna campagna, nessuna iniziativa di quel tipo e dunque o Emanuela, cosa assai improbabile perché lo disse a due persone diverse, mentì, o qualcuno la indusse a credere falsamente che quell'offerta, scusatemi, che quell'offerta era in piedi. Che cosa Ma qua io successe dopo? vorrei uscire dal cul-de-sac del problema perché altrimenti sorgono quei dubbi, ma allora perché avrebbe dovuto mentire? Ma allora perché la famiglia avrebbe dovuto riferire cose diverse? Noi non lo sappiamo, però è pur vero che qualunque cosa sia stata indotta a credere, in due le avevano detto, ma o fai un po' tu o torna a casa. Ma lei sa che la sorella la sta aspettando e va a un appuntamento con degli sconosciuti? Non sembra proprio da Emanuela. Dopo accadde che qualcuno cominciò a telefonare a casa di Emanuela. Emanuela
Prima però di parlare di questo vorrei citarvi un piccolo incidente di percorso che è occorso proprio a noi di Telefono Giallo mentre preparavamo questo programma. Volevamo, per dare maggiore accuratezza e verosimiglianza alle ricostruzioni filmate che facciamo, volevamo avvalerci dell'aiuto del girare nei luoghi effettivi dove Manuela passò quell'ultima giornata. Avevamo chiesto per questo l'aiuto alle autorità vaticane. Questo aiuto, per ragioni che francamente non abbiamo capito, ci è stato negato. Va bene, stoccatina di Corrado Augias, sai, magari una sparisce nei pressi del tribunale, il tribunale non ti dà il permesso, il ministero non ti dà il permesso, il Vaticano anche non lo dà. Tanto più che poi, insomma, si tratta di alcune scene girate in situazioni simili, non si vede per quale motivo bisogna entrare proprio in Vaticano o in una sede del Vaticano. Certo è molto suggestivo e consente di dire ce l'hanno rifiutato. Dicevo che qualcuno cominciò a telefonare a casa di Emanuela. All'inizio non si trattava di telefonate facilmente decifrabili, era anzi un signore che diceva di chiamarsi Pierluigi, il quale faceva delle conversazioni vaghe nelle quali chiedeva, dava dei piccoli particolari insignificanti o chiedeva cose altre. Tanto insignificanti non direi, perché ha detto cose su Emanuela, ma si continua a girare intorno a questo nome. C'era Pierluigi nella cerchia di Emanuela, stava lì ed era uno dei civili che gravitavano nell'orbita del Vaticano. Quindi se chiama uno e dice di essere Pierluigi, e c'è un Pierluigi che è un caro amico, dicono, o comunque un sodale, un concittadino di Emanuela, lo prendi e lo interroghi. Perché lui magari poteva sapere queste cose, che si sarebbe sposata Natalina a settembre, cosa vabbè che poi non è avvenuta, è avvenuta più tardi, però insomma tutti questi particolari sulla sua vita, gli occhiali, che detestava mettersi gli occhiali per suonare, ma infatti noi abbiamo una sola foto, questa foto è autentica o magari è stata, non dico photoshoppata, ma esistevano anche le correzioni a quei tempi, solo per magari facilitare il riconoscimento di Emanuela, no? Perché in quella foto lei non ha gli occhiali, pare che potesse suonare anche senza. Adesso, questo Pierluigi è stato un po' incalzato oppure no? Altrettanto insignificanti. Poi a poco quelle telefonate assunsero però, da quella apparente svagatezza iniziale, una fisionomia sempre più sinistra. Chi erano, chi potevano essere gli autori di quelle telefonate, per quali scopi e con quali modalità le facevano, lo abbiamo chiesto e ci ha risposto allo zio e ad un'amica di Emanuela. Ascoltiamo. Ecco che entra in campo zio Mario Meneguzzi, che nell'87 sicuramente non è più il portavoce legale della famiglia, tutto è passato in altre mani, però è un portavoce morale. Quindi qui parla Natalina, poi entrerà in scena Pietro, parla lo zio. Si vede una assenza dei genitori che francamente un po' da pena. Perché non presentarsi? La mamma di Mirella si è presentata. Dei genitori, nessuno dei due viene a dire qualche parola in un programma che allora era sicuramente uno dei più prestigiosi della RAI. E qui iniziarono un po' le dolenti note, cioè le varie telefonate. La prima, diciamo, fu di un certo Pierluigi, che così si definiva lui, si definiva anche un ragazzo di 16 anni, che a mio parere non aveva 16 anni perché ecco, si questo è il problema, a suo parere. Io pongo con molto pudore la domanda, però i genitori non si sono avvicinati alla cornetta, non si sono sostituiti allo zio qualche volta per sentire, almeno per avere anche altre testimonianze di questa voce. Così finisce che abbiamo un solo riferimento e uno per la legge delle fonti e sicuramente troppo poco. È piuttosto adulta, parlava molto bene, molto correttamente l'italiano, incominciando a dare dei particolari, ma lui riferiva che questi particolari gli aveva dato la sua fidanzatina, avendo incontrato Emanuela a Piazza Navona. E incominciò a dire del flauto, incominciò a parlare dei capelli, incominciò a dire dei particolari, tipo per esempio gli occhiali che Emanuela non doveva portare, ma non metteva perché
non gli piaceva portare gli occhiali, insomma una serie di particolari che erano effettivamente corrispondenti a Emanuela. Solo che io vorrei approfittare in questo momento, riferendomi sempre a Pierluigi. Va bene, queste telefonate potevano essere o burle o appunto famosi depistaggi, perché naturalmente non è che Emanuela scappi di casa per poi gravitare su Piazza Navona, dove potrebbe facilmente essere vista da tanti amici e parenti, perché tutti ci vanno lì, tutti ci andavano, tutti ci si va, magari non tutti i giorni, ma il rischio è altissimo. Quindi tutto fa pensare a uno scherzo piuttosto che ad altro, oppure a qualcosa che, a mio parere, logica non ha, perché non è nemmeno un depistaggio, è una perdita di tempo. Io l'ho ritenuto un ragazzo preparato, un ragazzo che parlava un linguaggio molto appropriato. Uh-huh. Ecco, se lui tante volte mi ascolta, facesse una telefonata, lui sa dove poterla fare, non è che gli mancano le possibilità, sa dove poter fare una telefonata, perché sicuramente leggerà i giornali, sicuramente vedrà la televisione, avrà sentito, avrà visto, starà seguendo questa questione. Perché se solo uno che gli è stato riferito non deve temere niente, però si facesse sentire. E mettemmo questi manifesti, e dopo i manifesti ci fu l'appello del Santo Padre, che li chiamava. No, voglio dire, deve essere stata una task force a mettere questi manifesti, perché non è facile affiggerne 3.000 per una città così grande. Forse lo hanno fatto solo in centro, oppure nelle zone semicentrali. Però un bel numero di persone si è subito messo in moto, ma nessuno si è posto il problema: questa fotografia è adatta, è rispondente? Con l'attenzione, implorando questa gente che aveva Emanuela, una ragazzina di 14 anni, poco più, eccetera, di lasciar vivere anche la famiglia, di farlo per pietà. In modo particolare. Allora, poi c'è una cosa che non viene mai detta, e quindi raccolgo semplicemente le perplessità di tante persone in questi anni, in questo anno rispetto appunto al passato. Meneguzzi sapeva comunque di avere nel suo curriculum questo scivolone. Come ci si poneva? Come si ponevano lui e Natalina e Andrea quando si incontravano, facevano i summit su chi dovesse essere il portavoce della famiglia? Non c'era imbarazzo? Ecco l'appello di Papa Wojtyła. Il pensiero va a Emanuela Orlandi e a Mirella Gregori, la cui sparizione da troppo tempo ormai causa tanta pena alle rispettive famiglie e grande perplessità nell'opinione pubblica. Sono tanto vicino ai genitori delle giovani studentesse, condividendo la loro ansia indicibile, e prego il Signore affinché tocchi il cuore di coloro che dicono di trattenere quegli esseri innocenti e indifesi, come sempre prego anche per la persona del mio attentatore. Sì, pomeriggio. Questo allegato sull'attentatore è molto curioso, poi si allega subito alla Gregoria, alla Orlandi, benché non ci sia alcuna prova, e quindi non si dica che della Gregoria non si è parlato, perché c'è stato l'appellone, e dunque direi che un occhio di riguardo c'è stato. Dell'8 luglio 1983, quando il mio telefono squillò e andò a rispondere mia madre. Un uomo dall'accento straniero, forse arabo, così, e chiese di voler parlare con mio padre. Mia madre rispose che non c'era e quindi continuò lei alla telefonata. E quest'uomo disse se eravamo al corrente del caso di Emanuela, se eravamo disposti ad aiutarla. E mia madre disse di sì, e quindi l'uomo la invitò a prendere carta e penna e di scrivere. E il messaggio cominciava col dire che se avevamo ricevuto questa telefonata è perché Emanuela aveva dato a loro il nostro numero, e che quindi era una prova che era ancora in vita. E
mia madre, visto di cosa si trattava, presa dall'emozione, non riuscì a continuò più a scrivere, anche perché l'uomo dettava molto velocemente. Così presi il ricevitore e continuai a scrivere io sotto dettatura. Il messaggio diceva che Emanuela era stata presa soltanto perché era cittadina vaticana e poi diceva che c'erano ancora disponibili 20 giorni di tempo prima che fosse prima di, che venisse uccisa se non ci fosse stato lo scambio con Ali Hajka. E poi chiedevano anche una linea telefonica con il Vaticano, con il Cardinal Casaroli. Quest'uomo parlava correttamente l'italiano, anche se aveva un accento medio orientale. Io non riuscivo a stargli dietro perché lui dettava molto velocemente e così lo pregavo di ripetere, ma lui si spazientiva e continuava sempre a dettare veloce. E io dentro di me avevo una domanda, mi facevo una domanda perché mi era presa un po' di paura, mi chiedevo come mai avessero il mio numero di telefono e lui mi rispose che me l'aveva dato Emanuela e che questa quindi era una prova che lei era ancora in vita e che gliel'aveva data Emanuela perché io ero una sua compagna di scuola e che quindi mi conosceva. E da quel momento in poi incominciarono le telefonate dell'americano, cosiddetto pseudo tale, non lo so, perché l'accento era molto strano, sembrava quasi un americano napolizzato, napoletianizzato, come possiamo dire. Oh, bravo Meneguzzi, perché questo è molto interessante. La prima telefonata che fece fu come una specie di presentazione e poi mi fece ascoltare un nastro inciso. Insomma, sembrava questa voce un po' assonnata di Emanuela, come se uno fosse svegliata dal sonno, che diceva: mi chiamo Emanuela Orlandi, frequento il secondo anno di liceo scientifico all'istituto Vittorio, come si chiama, eccetera. E poi si sentiva questo nastro strisciare. Ma Meneguzzi parla di una voce assonnata, noi non sappiamo come fosse la voce di Emanuela di solito, quindi. In ogni caso non era significativa del fatto che potesse essere in mano alle persone che telefonavano. E a me è sembrato sempre di capire o di sentire Santa Marinella 15, Santa Marinella 15, questa è la cosa che mi è sembrata al momento che l'ho sentita. Poi ci fu Santa Marinella, Santa Marinella, cosa può essere? Cioè un treno che sta arrivando, che sta partendo più che altro, treni locali che magari appunto possono partire da piccole stazioni come San Pietro, perché se no che senso avrebbe Santa Marinella? Successiva, che evidentemente lui mi ha sentito disperato, e in quell'occasione disse che fece capire come se fossero stati due gruppi, i falchi e le colombe. Lui faceva parte delle colombe, dicendomi: io voglio salvare tua nipote, io voglio salvare tua nipote. Questa era la testimonianza dello zio di Emanuela a proposito di queste telefonate che arrivavano alla famiglia, ma noi qui abbiamo adesso il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, che ringraziamo di essere venuto. Grazie Pietro. Volevo chiederle, non so bene come porre la domanda perché l'argomento è allo stesso tempo troppo facile e troppo penoso. Come vivete a casa? Come avete vissuto questi 4 anni? Certo, non è una cosa facile da dire così in poche parole. Ma ci si abitua a questo pensiero, a questa mancanza di risposta? Beh, è una situazione strana perché i primi giorni potrebbe sembrare un sogno, uno cambia completamente realtà, vive un'altra dimensione. E poi man mano che il tempo passa, come se il sogno si unisse alla realtà, portandosi dietro angosce, ansia. Poi uno si sente dentro ansie, angosce e non trova neanche il modo di sfogarle. Grazie Pietro di questa testimonianza. Io non voglio
fare domande, perché il dovere cronistico alle volte si ferma davanti a... ci sono soglie che è bene non violare, anche perché... Comunque, se volete, qua soprattutto sono venuto per portarle questa. La ringrazio molto. Oh, scenografica che... consegna di una cassetta con delle registrazioni che naturalmente era già stata consegnata in precedenza e adesso si ascolta, ma non come se fosse, cioè, come se fosse la prima volta scenograficamente, ma non la è. E questa, diciamo, è l'ingresso in scena di Pietro. Pietro Orlandi mi ha portato è una cassetta registrata e un biglietto. Questa cassetta contiene la registrazione delle telefonate che i rapitori hanno fatto a casa della famiglia Orlandi. È un documento assolutamente inedito che Telefono Giallo offre all'ascolto non soltanto a fini di spettacolo, ma a fini di ricerca della verità nel senso che adesso vorrei precisare. Prima però di dirlo vorrei leggere il biglietto che accompagna la cassetta e che è di mano di Ercole Orlandi, il papà di Pietro e di Emanuela. Ringraziandovi eccetera eccetera, ho ritenuto per lo stato di necessità di farvi pervenire la presente cassetta contenente le telefonate dei rapitori, due telefonate, con la speranza che il contenuto di della medesima possa essere d'aiuto allo svolgimento delle indagini Ercole Orlandi. Dunque questa telefonata, che potrebbe rappresentare una violazione del vecchio e mai abbastanza deprecato segreto istruttorio, un retaggio che il nostro processo penale si porta appresso da tempi che sarebbe il caso di mettere da parte e di dimenticare, potrebbe essere una violazione, voglio dire, è giustificata la deroga dallo stato di necessità che la messa in... parole, Orlandi e Augia si sarebbero messi d'accordo per violare il segreto istruttorio, ma sembra un po' strano. La pubblicità data a queste siamo telefonate col vecchio codice. Favorisce e rende possibile. Noi adesso le ascolteremo insieme. È una testimonianza abbastanza agghiacciante Pietro, mi aiuti a dirlo, di come si possa stabilire un rapporto tra un uomo che ha tutto il potere dalla sua e un altro uomo, è lo zio di Emanuela che risponde, che non ha niente da offrire in cambio. In effetti la prima parte di questa telefonata ricorda un po' Totò quando si fingeva il console africano nel film Totò Truffa. E quindi l'indicazione che dà Meneguzzi su un'origine napoletana non sembra del tutto sbagliata. Se ci fosse stata veramente la pista internazionale, diffondere il contenuto di questa cassetta sarebbe stato oltremodo rischioso. Vi pare? E poi, ma davvero, dei terroristi avrebbero chiamato Laura Casagrande, una che non c'entrava nulla, ne avrebbero avuto il numero perché gliel'aveva detto Emanuela, ma nessuna prova di questo.
perché bisogna fornire qualche indizio dell'esistenza in vita, riportare, se non vuoi far vedere la classica foto col giornale del giorno. E vanno a buttare questa responsabilità sulle spalle di una ragazzina? Cioè Meneguzzi dovrebbe andare a riferire a nome suo, come se non avesse mai parlato con qualcuno al telefono. Ma chi può dare indicazioni così deliranti? L'accento scivola decisamente sul broccolino. Un uomo slavo, un uomo turco, un americano, un chissà chi. Questa è veramente una mezza farsa. Dovrebbe andarsene in giro a portare questo materiale senza che poi nessuno lo interroghi, senza che non gli piombino addosso poliziotti, magistrati, giudici istruttori. Chi te l'ha detto? Non posso dirlo. Va bene, se tutto questo ha senso, qualunque cosa può avere senso. Questo mi ripugna, hanno fatto notare in molti, che è un termine non in uso presso gli stranieri, anche se conoscono abbastanza bene l'italiano. C'è tutto un lessico che denuncia, che tradisce. Beh, oggi forse ci sono più persone che parlano le lingue, molte persone che parlano l'italiano, grazie o comunque per l'arrivo di tanti stranieri che poi hanno ridiffuso la nostra lingua in giro per il mondo. Nell'83 non era così e mi ripugna un termine, come hanno sembrato molti linguisti e studiosi di lessico, che difficilmente uno straniero avrebbe usato. Una locuzione, una frase, perché lo è. Io l'ho riconosciuta, ma quello è un nastro e non è provato che sia contestuale al rapimento di giorni dopo, cose del genere. Quindi si sta perdendo un sacco di tempo, ma tanto. E tra l'altro telefonata abbastanza lunga e quindi se fosse stato veramente sotto controllo il telefono, forse si sarebbe potuti risalire subito, cioè subito, no, ma con maggiore velocità al posto da cui proveniva, perché altrimenti cosa mettiamo a fare sotto controllo? Se poi ci arriviamo 3 giorni dopo non mi serve più. Fatto quello che loro fa. Ora hai capito? Ma vai che io forse ti faccio salvare e non dire
fammelo dire. Non dico niente, ho dato la parola d'onore che tutto questo a me mi è venuto dal segretario di Stato. Cioè gli interlocutori non immaginano che la telefonata sia registrata, che possa essere il telefono sotto controllo e che quindi Meneguzzi potrebbe persino rischiare da un punto di vista penale. Non si pongono questo problema, tu fai questo, te l'abbiamo detto noi e va bene così. Adesso mi metto subito in contatto con tutti i giornali. Tutta la redazione. Con tutti i giornali. Ciao. Ci sono delle osservazioni tecniche da fare su questa telefonata, ma c'è... Sì. Le faremo nel prossimo video per non allungarci troppo.